Presidente Marazzita, dica la verità, l'avete un po' sottovalutato il badolato? No, sottovalutato no, noi abbiamo massimo rispetto per tutte le squadre che andiamo ad incontrare. Sicuramente è una sconfitta che ci sta, ci servirà di lezione. E sembrava che oggi in campo non siamo entrati proprio, ci sta di lezione e pensiamo alla prossima partita. Invece il mister Pilato del Badolato ha fatto i complimenti alla sua squadra, quindi è entrato in campo lo Scandale. Sì, sicuramente, no? Però non ha espresso il gioco che di solito abbiamo espresso nelle altre partite e ci è costato caro questo. Ringrazio il mister Pilato, però per quanto mi riguarda non mi è piaciuto. In questo grigiore chi dà la palma del migliore? Ma credo che Rullo ha dato il massimo, rientrava, ha dato il massimo e ne è uscito fuori più degli altri, diciamo. Badolato chiuso, discorso, apriamo quello col Petronati domenica prossima. Sì, è un'altra partita, domenica per domenica. Ma che partita? Giocare. Ah, è una partita normalissima come è stata questa di Badolato, come saranno le altre. E, beh, si scherza nello spogliatoio anche perché c'è un nostro ex calciatore Lucanto, ma fa parte del gioco, fa parte dello scherzo che si crea durante la settimana, tutto qua. Sì, però Lucanto finora 4 gare e nessun gol, non è che viene a segnare proprio a Scandale. Beh, Lucanto non è che lo scopro io, Lucanto... E come suol dire, il gol è il suo pane, ci stanno i momenti no, ma sicuramente non si discutono le capacità di Lucanto. Ne esce un po' ridimensionato da questo 4-1 a Badolato, lo Scandale, quindi forse aveva ragione lei a parlare di salvezza. Beh, noi parliamo sempre di salvezza, come ho detto a un'altra radio prima, il nostro obiettivo è la salvezza, quindi inutile nasconderci. La prima categoria è un lusso per noi. In bocca al lupo per domenica. Crepe, crepe.